Riusciamo a quantificare quante sono le auto di scorta, cioè con agenti delle forze È dell'ordine? difficile quantificarlo perché se facciamo riferimento per esempio all'ufficio scorte di Roma, della Questura, ce n'è uno, poi c'è l'ufficio scorte dell'Ispettorato Criminale che è un altro, e così i carabinieri hanno la loro struttura dell'ufficio scorte, così la finanza, così la polizia penitenziaria, così gli altri corpi organizzati dello Stato. È chiaro che diventa difficile la quantificazione perché poi ci sono le scorte locali, no? Gestite dalle questure o dai comandi provinciali e regionali dei carabinieri, quindi un censimento in tal senso a me non risulta che diciamo ci sia. Ci sono però cifre ufficiose, cioè quanti agenti sono impiegati per le scorte? Fra i 3-4 mila uomini, solo per quanto riguarda la polizia, fra scorte provvisorie, scorte permanenti, scorte temporanee. Poi ci sono le cose, voglio dire, storiche di nicchia, voglio dire, del nostro paese. Segnaliamo per esempio che gli ex presidenti del Consiglio hanno la scorta, una macchina con due uomini a vita, il presidente della Camera hanno, gli ex presidenti della Camera del Senato hanno diritto alla macchina con l'autista ed un uomo che lo accompagna di scorta. Quindi tutti gli ex presidenti del Consiglio, del Senato e della Camera hanno comunque ancora diritto ad una scorta. Sì, hanno diritto ad una scorta, gli ex presidenti del Consiglio hanno diritto addirittura ad utilizzare gli alloggi presso le prefetture come ex capi del governo, credo che sia una macchina con un autista ed un uomo di scorta, quindi il primo livello praticamente. Non so, faccio un esempio, Emilio Colombo, no? A 90 anni, 91 anni, ha ancora la macchina di servizio, ma lo stesso presidente Andreotti, voglio dire, che è stato un ex presidente, lo stesso presidente De Mita, gli ex presidenti del Consiglio credo che abbiano questo diritto. Ma credo, cioè, No, hanno. sicuro? Hanno, perché io li incontro, spesso li ho visti, hanno una macchina di Stato con un uomo che guida e un uomo che li accompagna. Sì, Quindi un agente. sicuramente. E parliamo anche poi la Pivetti. Sì, la Pivetti è noto, non fa più attività politica. Scognamiglio. Anche, sì, tutti gli ex presidenti hanno questo, mantengono questo Gli diritto. ex presidenti della Repubblica, ovviamente sì. Quanti Assolutamente sì, uomini assolutamente. ancora? Ma una macchina con un paio di uomini. Gli ex presidenti della Repubblica, ma con questo anche. Tenendo presente che diventano anche senatori a vita, quindi voglio dire, hanno rivestito incarichi, diciamo, di assoluto rilievo. E poi moltissimi ex presidenti della Repubblica sono già stati ex presidenti o di Camera o di Senato. L'avrà letto questi giorni, il Sì. fatto l'ha pubblicato. Che cosa ha pensato quando ha letto che appunto ci sono dei suoi colleghi carabinieri che si lamentano del fatto che sono stanchi di fare da scorta per ragazze che vengono portate magari a festini o a feste? Mi sono vergognato. E mi sento offeso perché io sono un poliziotto che viene dalla carriera della strada. Ho fatto le scorte quando ero un poliziotto della Digos di Napoli. È veramente deprimente per un uomo delle forze dell'ordine accompagnare o scortare, a secondo dei casi, persone a cui questo non compete o aspettarlo per ore. Un agente di scorta, quanto prende? Lo stipendio è 1200 euro, 1200 qualcosa. Questo è lo stipendio lordo, che è il netto che prende, praticamente in busta paga. Più le ore di straordinario. Le ore di straordinario non vengono pagate. Sono quello che ha denunciato più volte che gli straordinari di Provenzano, dei Lo Piccolo, non sono stati ancora pagati. Cioè, stiamo parlando dei più grossi capi mafia, non italiani. Gli uomini che li hanno arrestati hanno avuto il pagamento dello straordinario dopo che la mia organizzazione sindacale a Palermo ha protestato, ha fatto le manifestazioni, perché mancano i soldi. Che molti non la subiscono perché è una limitazione della propria libertà, anche la scorta, ma la gradiscono perché è uno status simbolo e, come dire, sentirsi importanti, no?